Ciao amici di Lazio Polis, sono Elmar Bergonzini, il direttore di Lazio Polis. Oggi, visto che la gara della Lazio sarà molto particolare, si respirerà un'atmosfera molto particolare, visto che si giocherà a porte chiuse, dovrebbero essere presenti all'interno dello stadio su per giù 250-300 persone, fra i giornalisti accreditati, fra cui ovviamente io, e i tifosi dello Zulte Waregem accreditati attraverso la società, e anche lì dovrebbero essere su per giù un centinaio. Abbiamo pensato di raccontarvi bene l'atmosfera che si vivrà oggi in questo olimpico desolato, in questo olimpico deserto. E ci sentiremo anche ovviamente a fine primo tempo, a fine partita, per un piccolo commento. Comunque oggi Lazio Waregem la vivrete con noi, visto che i tifosi purtroppo non possono entrare. Sto entrando nell'Olimpico, come vedete alle mie spalle non c'è proprio nessuno, è incredibile. Di solito qui sul viale ci sono migliaia e migliaia di persone, oggi nessuno, è veramente desolante. Vivere una partita così, raccontarla anche così, è triste, perché è difficile carpire, respirare emozioni e quindi poi trasmetterle. Ragazzi, partita finita, 2-0, gol di Caicedo Immobile, importante che Caicedo si sia sbloccato. Devo dire che la Lazio ha sofferto probabilmente più di quanto ci si potesse aspettare. Era molto triste oggi lo stadio, perché non c'era veramente nessuno. Io ho avuto la fortuna di poter entrare anche per raccontare la Lazio sulla Gazzetta dello Sport, non solamente sul Lazio Polis. Devo dire che però è desolante così. Io sono convinto che punizioni del genere la UEFA non le dovrebbe dare alle varie società, perché comunque gli ululati in questo caso, ma qualsiasi cosa succede, insomma, di solito sono in pochi i responsabili, gli effettivi responsabili, e punire così tutta una tifoseria secondo me è sbagliato. Giustamente Parolo a fine partita ha detto che l'Europa League è uno spot per il calcio, e che quindi dovrebbe essere uno spot per il calcio, e che quindi è triste, no? che si giochi con uno stadio vuoto. Io spero che non accada più, io spero che si trovino altre misure. Detto questo, l'importante oggi per la Lazio era vincere, è già più 6 dal terzo posto, quindi ha praticamente messo in cassaforte il passaggio del turno. Sono abbastanza soddisfatto ovviamente di quanto sta facendo la Lazio in tutta la stagione. Sono 7 vittorie in 9 partite, solo contro Spal e Napoli non si è vinto. La partita con il Napoli sappiamo tutti cosa è successo, com'è andata, perché non è andata bene. Quella contro la Spal era a pochi giorni dalla vittoria della Supercoppa, quindi ci può stare. Per il resto niente ragazzi, io spero veramente che il nuovo format di Lazio Polis vi piaccia, perché noi, i ragazzi ecco, che lavorano con me, ce la stanno mettendo tutta, e secondo me è un format nuovo, è un format simpatico, è un format giovane, e niente, mi piacerebbe ecco sapere anche che cosa pensate, non soltanto della partita di oggi della Lazio, ma anche appunto del nuovo Lazio Polis in generale, perché noi, come credo stiamo dimostrando attraverso i vari commenti, le varie risposte che vediamo sui social, su YouTube e quant'altro, noi diamo molta importanza al vostro pensiero, perché noi ci vogliamo sentire vicino a voi e vogliamo che voi ci sentiate vicino, ecco. Quindi mi raccomando, fateci sapere, ovviamente iscrivetevi a Lazio Polis, continuate a seguirci, noi cercheremo di tenervi il più possibile aggiornati, trasmettendovi anche tante tante emozioni attraverso video, foto e quant'altro, e non appunto solo i soliti testi che si possono leggere un po' ovunque e che spesso insomma sono simili molto gli uni agli altri. Buonanotte a tutti, e ovviamente continuate appunto a seguire Lazio Polis.